Poi c'è uno dei big match di giornata, i rossoneri vogliono agguantare il primato in classifica di fronte all'ostico del Fini Marecchia che nonostante i film importanti nella propria rosa occupa il quintultimo posto in graduatoria. I padroni di casa aspettano i risultati di Spotticciola e Granata, sognano lo sgambetto, a centrocampo manca per infortuni il centrocampista Tentoni, per il resto squadra titolare al completo. Per il Delfini Marecchia il capitano Pavani siede in panchina, in avanti l'ex di turno Zavattini, arbitra la gara Tommaso Dini della sezione di Bologna. Se di big match si tratta, dopo 22 secondi Delfini Marecchia in maglia rossa creano questa occasione con la Urbinati Pecci con quest'ultimo chiuso tempestivamente in corner. Dalla bandierina Ricci scodella in mezzo dove Zavattini incorna perfettamente ma Maggioli risponde da campione. Ancora Urbinati, siamo al terzo, attraversano al centro, la difesa del Verrucchio rinvia sul piede di Guidi che non inquadra lo specchio della porta. Si vede il Verrucchio con i traversoni di Campidelli, bravo Gori in questo caso nell'anticipo a non inquadrare il bersaglio, ma lo stesso Bomber a propizzarsi l'occasione più limpida del primo tempo intorno a quarto d'ora quando ruba la sfera, la protegge ottimamente, manda a far fare le rocchetti ma deposita la sfera tra i guantoni di Rossi. Invece dall'altra parte l'ex di turno Zavattini controlla perfettamente ma non riesce a centrare il bersaglio. La partita è aperta, Campidelli scodella al centro, altro rinvio non perfetto della retroguardia ospite ma Genghini non ne approfitta, come del resto dall'altra parte Ricci servito da Urbinati manda al lato, tentativi che proseguono in questo caso alla volta di Magnani e quando Michilli interrompe la serie di tiri per caso la frittata rischia di farla a Rocchetti, pallone fuori di un nulla. A 44esimo l'episodio che sblocca la gara, in corsa duello tra Montanari e Urbinati, l'arbitro opta per il penalty. Dal dischetto Gori non perdona, trovando il suo centesimo gol con tanto di dedica personale. Gori ancora una volta tra i migliori dei suoi, anche se poi a metà ripresa lascerà il campo. Prima della chiusura di prima frazione Rocchetti per forti proteste viene prima ammonito, poi allontanato anzitempo dal direttore di gara, tra l'altro anche lui un passato da queste parti, non gradisce ovviamente, proteste veementi e nella ripresa con i Delfini Marecchia in 10 assistiamo a una gara che rimane aperta incredibilmente fino alla fine. Magnani apre per Gregori che viene a contatto con Ugolini, tiro finale di Magnani deviato in corner, il Verrucchio al settimo raddoppia, azione che parte da Michilli, apertura per Montanari, traversone al centro per la più comoda delle deviazioni ad opera di Magnani, 2-0 e la partita pare in questo caso archiviata, ma i Delfini Marecchia seppur in inferiorità numerica trovano la gran giornata di Zavattini per rientrare in partita, da una rimessa dell'ex Cattolica alla Pia, i Bomber si incunano in area di rigore, vince un contrasto e infila Maggioli sotto l'incrocio dei pali, gran gol il suo, neppure il tempo di mettere la palla a centrocampo che il Verrucchio è in pieno panico, Maggioli ci mette una pezza su questo tiro di Urbinati. Ma il terrore caratterizza la squadra rosanero, la Pia pennella al centro dove Zavattini anticipa sia il compagno che il diretto marcatore, trattasi di Pioli e di Fabri per i 2-2. Guai a concedergli spazio, arma letale Zavattini si dimostra e come, dall'altra parte Michilli è musica e magia, appare inarrestabile, solo Rossi evita il gol del numero 10, ci prova anche Salvemini con Rossi che blocca in due tempi prima che lo stesso numero 20 dopo un'azione partita da Michilli impegni ancora una volta Rossi, questa volta costretto a rifugiarsi in corner, padroni di casa che premono fino all'ultimo, colonna Seba Magnani l'assist del sorpasso, il numero 7 alza la mira, match che termina qui, due belle squadre che giocano una partita a viso aperto, giochi che rimangono aperti, partita che rispecchia quanto visto all'andata dove allora furono 9 gol tra le due formazioni in campo, oggi ci accontentiamo, si fa per dire, di averne visti solamente 4.